a fare polemica a Teramo, e non solo a Teramo ovviamente, il regolamento sulla IUC, questo al centro attualmente della politica. Il regolamento ha in sé qualcosa che fa discutere il Movimento 5 Stelle, Brucchi ne ha parlato, che dice il PD? Il Partito Democratico ovviamente sorveglia l'applicazione delle aliquote che vengono attualmente applicate sulla IUC. Sappiamo che la IUC ha in sé tre tariffe, tre tasse, chiamiamo così per capirci. L'una sui rifiuti, che è quella che abbiamo sempre pagato, quindi nella città di Teramo è al massimo. Poi abbiamo la l'IMU, che nella città di Teramo è al massimo e che abbiamo sempre pagato sulle seconde case, su altre attività immobiliari. Ed infine abbiamo la nuova tassa che è stata inserita, che è la TASI, che è appunto per il pagamento dei servizi, cioè dei costi che il comune affronta per l'energia, per il gas, per le manutenzioni, eccetera, quindi per i servizi che vanno per i cittadini. Questo prevedeva una possibilità di aliquota che va dallo 0 alla 2,5. Il comune ha applicato il massimo, il 2,5, ed è ritenuto da applicare anche un'ulteriore aggiunta di quota, che è lo 0,8 ulteriore, quindi siamo arrivati al 3,3, che è il massimo possibile, immaginabile, applicabile sulla TASI, 0,8 che andava applicato se vi fossero state delle strategie per aiutare le categorie più deboli di una società e anche le categorie delle attività produttive più deboli per una società, cioè se vi fosse stata una scelta di strategia politica che serviva in un primo anno per far crescere e aiutare i più deboli. Questo non si è visto in realtà, devo dire che si è stata divisa la TASI dando degli sgravi agli redditi più bassi utilizzando l'ISE, ma noi sappiamo anche che la TASI colpisce i proprietari di immobili e chi ha un reddito molto basso molte volte non è proprietario di immobile. Il PD sta preparando gli emendamenti perché tenterà in Consiglio Comunale di migliorare queste tassazioni che tenteranno nuovamente di impoverire la città di Teramo. Al massimo l'aliquota si mette nel momento in cui ci sono dei deficit nel bilancio, nelle casse del bilancio. Per alzare al massimo le aliquote poi in qualche modo si deve cercare di coprire qualcosa. Ecco, a Pescara succede che la vecchia amministrazione, dice la nuova, non è stata capace di non creare debito. Ma a Teramo cosa ha creato il bisogno di alzare tutto al massimo? In realtà la TASI è nuova come tassazione, quindi noi non sappiamo gli effetti che avrà nella città obiettivamente. Sappiamo però che le casse del comune non sono messe benissimo e non hanno questa grande liquidità per appunto poter pagare i servizi, ma nonostante questo ricordiamo che il sindaco Brucchi ha ritenuto di mettere 9 assessori, cioè il numero massimo che poteva mettere per legge, non pensando che poi avrebbe dovuto mettere al massimo anche le tassazioni per la città, perché devi poter coprire tutte le spese che tu affronti.